di cui vi ringrazio molto, e mando Tarozzi. Buonasera. Non stupitevi se ho la sciarpa, perché temo le correnti, allora vorrei che anche sull'area metropolitana si creassero le correnti, che poi sono legate a un problema nazionale, queste correnti. Si odora sottoterra questo problema pro o contro il governo, non nascondiamocelo. La seconda osservazione che faccio è questa: ma nei 50 anni circa che ho passato nella pubblica amministrazione, in provincia, lavorando anche con i comuni, quasi tutte le relazioni dei sindaci cominciavano: se va avanti così, questa volta è la volta buona che chiudiamo. Io non ho visto nessun comune chiudersi in tanti anni. E francamente mi dà anche un po' fastidio che si comincino sempre i temi dello sviluppo economico dicendo che non ci sono risorse. E eravamo arrivati al punto in cui io, per fare la relazione, la bozza di relazione dell'anno successivo, prendevo quella dell'anno precedente, la modificavo leggermente, ma il problema della finanza locale era sempre lo stesso. E ripeto, non ho mai visto nessun comune fallire, almeno in provincia di Bologna, né tantomeno la provincia, né tantomeno anche gli enti dipendenti da questo. E questa è un'osservazione che non ha nulla a che fare con una rappresentazione che ci ha dato Monesi, che è veritiera, risponde ad una situazione del dato di fatto, però mi piacerebbe che quando si affronta questo tema si dicesse anche cosa bisogna fare sul piano economico per lo sviluppo economico a livello nazionale e locale. Nessuno di questo ne fa cenno, di quale governo dobbiamo avere, cosa dobbiamo fare per il governo, se dobbiamo agire in modo che il governo faccia delle buone leggi a favore e della finanza locale e anche dello sviluppo del territorio. Fatte queste osservazioni, che comunque ritengo abbiano un loro fondamento, perché, lo dicevo l'altra sera al mio circolo, c'è uno spettro che si aggira nei circoli, no? Il grillismo, cioè non va bene niente, qualunque cosa tu faccia non va bene, non va bene la città metropolitana, non va bene il comune di Bologna, non va bene, adesso forse con qualche ragione il mio amico Fasoli parlava della questione degli asili. È vero, c'è un problema della refezione, ma non possiamo tornare ai refettori. Me lo ricordo bene, ero un piccolino quando c'era questo problema. E mentre sono d'accordo con te sul problema della tutela della salute e con la Claudia qua per quello che riguarda l'ambiente. Andando però a bomba, direi una cosa. Io credo che in questo momento dovremmo concentrare la nostra attenzione come partito su quello che è l'adempimento fondamentale che bisogna fare, che è quello delle funzioni che devono essere attribuite alla città metropolitana. Io credo che questo sia il tema fondamentale. E poi francamente non vedo perché ci dobbiamo porre in questo momento di stabilire se il sindaco deve essere eletto o non eletto, direttamente o indirettamente, quando il sindaco della città metropolitana l'abbiamo già, se non sbaglio. E quindi andare a porre un tema di questo genere a livello poi di partito credo che non crei proprio delle condizioni soddisfacenti per quello che riguarda il traguardo che ci apprestiamo, spero, a tagliare bene quando ci saranno le elezioni per il comune di Bologna. Per quello che riguarda le funzioni da delegare, io punto su due concetti fondamentali di cui la regione dovrebbe tener conto e noi anche come partito. L'una sono sul significato di dare sviluppo economico, sviluppo territoriale, e al significato da dare al lavoro. Teniamo presente che in questo periodo si è parlato molto del lavoro, a proposito e a sproposito, ma il lavoro ha una duplice veste. C'è il lavoro dei lavoratori, quelli diciamo normali, ma c'è anche il lavoro delle imprese. E questi sono i due filoni che noi dobbiamo tenere presente, perché la nostra Costituzione parla di lavoro e il significato che proprio il legislatore ha voluto dare al lavoro era proprio quello che non era la Repubblica dei lavoratori, ma era una Repubblica fondata sul lavoro. E il lavoro va inteso, a mio modo di vedere, su due filoni, uno quello delle imprese e quello dei lavoratori. L'altro punto che vedo importante per la questione dello sviluppo economico e dello sviluppo territoriale, tenere conto di quello che dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, nel secondo comma, là dove dice che è compito della Repubblica, e la Regione, i comuni,
e anche oggi la città metropolitana costituiscono la Repubblica, devono rimuovere gli ostacoli che rendono di fatto i lavoratori, in questo caso dice chiaramente, diseguali di fronte alla legge. Bene, i criteri a cui dovrebbero uniformarsi i decreti che stabiliranno le funzioni delle città metropolitane devono tener conto di questi due aspetti e noi come partito dovremmo dare un contributo in questa direzione. Grazie. Grazie Armando, il dibattito, se non c'è qualcun altro che all'ultimo momento vuole intervenire, dichiaro chiuso.